questa sera si riunisce per un brindisi, ma è anche un momento di incontro tra imprenditori. Sì, è un incontro per fare un po' la sintesi del 2023 e iniziare a creare delle prospettive per il 2024. Naturalmente abbiamo avuto un grande successo con la nostra associazione per quanto riguarda la ZES unica per il Mezzogiorno, estesa tutto il Mezzogiorno, e poi abbiamo aperto un'altra parentesi per quanto riguarda il turismo termale. Sono due attività che ci hanno dato grande visibilità e respiro. Naturalmente sulla ZES ci sono ancora tante criticità che vanno argomentate, affrontate, quali le infrastrutture e poi in pratica la liquidità alle aziende, perché queste debbono anticipare i costi per l'investimento che va ultimato entro il 15 novembre 2024 e poi rendicontato. È un credito d'imposta naturalmente che va compensato e quindi c'è bisogno anche di una capacità di gettito fiscale per poterla compensare come agevolazione. Naturale che questa è una misura che non è idonea per tutte le imprese del Mezzogiorno, noi stiamo lavorando affinché si possano avere dei risultati che possano coinvolgere tutte le aziende micro, macro e di media struttura e quindi fare un recupero del concetto di comunità. Perché la comunità è quella che attualmente manca, comunità imprenditoriale, motivo per cui siamo con Confimindustria, motivo per cui le aziende che si associano con noi fanno un discorso di coesione, di inclusione, di dialogo con le istituzioni e con la politica. Recuperare. E quindi come in tutte le cose c'è una ciclicità ma c'è anche una linea retta. Quindi noi viviamo in ciclicità di tempi, ma su una linea retta da chi ha avuto un inizio il nostro tempo e avrà una fine con non solo la nostra vita, ma anche con l'umanità. Allora, per ritornare al discorso di prima, una continua discussione, quindi un continuo dialogo con le istituzioni, poter sviluppare le attività. E alla banca interessa non solo fare banca, ma l'imprenditore la capacità di restituzione del debito o della cifra della somma prestata, perché se non c'è restituzione del denaro non ci sarà garanzia che potrà essere data per far finanziare un'impresa. Allora, lavoro, formare i giovani affinché non vadano all'estero e tante altre cose che servono come servizi di infrastrutturazione del territorio. Parliamo di internet in alcune zone di Napoli, quindi non parliamo di una terra sperduta su Vesuvio, giusto perché siamo alle pendici del Vesuvio, però vi assicuro che in casa di Norvegia, sulle montagne, la linea telefonica c'è anche internet, ma c'è anche internet e la linea telefonica in un tunnel che è 29 km e che non perde mai segnale telefonico e né rete internet nemmeno la radio. Qui se andiamo a Napoli, galleria Umberto, galleria tutte le gallerie stanche, sono meno di un chilometro, si perde linea telefonica, internet, radio, si perde tutto. E allora parliamo di globalizzazione, digitalizzazione, di industria 4.0 e non abbiamo i presupposti. Quindi serve infrastrutturare, ma più di tutto digitalizzazione, intelligenza artificiale, ma senza la digitalizzazione o senza le dovute infrastrutturazione di supporto per l'utenza, un'azienda napoletana non sarà mai competitiva con un'azienda messa anche in Albania, ma sia per i costi, perché in Albania che a quattro passi non c'è la pressione fiscale che abbiamo noi in Italia, non c'è la tassazione che abbiamo anche sull'energia elettrica, il costo manodopera è basso, c'è gente che vuole lavorare e c'è un bonus che diventa molto più favorevole rispetto ad un imprenditore che intravede l'attività commerciale e di produzione a Napoli. Quindi pensare di essere i più bravi del mondo, ma senza avere poi le giuste condizioni territoriali, istituzionali, di supporto all'impresa,
Ci sarà sempre un aumento di pressione fiscale, perché noi abbiamo una tenuta di welfare, quindi di spesa pubblica, alta rispetto a quella che purtroppo è il gettito fiscale. Quindi, riducendo la base imponibile, aumenta la tassazione. Se allargassimo la base imponibile, potremmo avere anche una riduzione della tassazione pubblica. Naturalmente andrebbe fatta anche la rivisitazione di tutta la spesa pubblica, come viene fatta, e lo spero però che viene fatto, che purtroppo pesa su chi lavora e contribuisce, paga le tasse per mantenere anche gli intravazzi e le perdite del denaro che vanno a smistarsi nelle lungaggini burocratiche, se così le vogliamo dire. Io non mi voglio tagliare, vi ringrazio e spero che come famiglia riusciamo a crescere sempre di più con i presupposti di cui vi ho parlato prima e le motivazioni associative che ci appartengono e per cui noi con voi lavoreremo affinché questo possa essere un inizio di cambiamento, così come c'è stato per la ZES, ecco, allargata a tutto il mezzogiorno e per il turismo termale, ci possa essere anche uno spiraglio, non solo, ci possono essere delle risposte concrete anche di supporto a tutto il resto. Diversamente parliamo di aria fritta. Buonasera e buon appetito a tutti. Buonasera, siamo qui con Imad Rais, e che ci parlerà della sua presenza qui stasera. Importante presenza. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, ecco. Mi presento, sono Imad Raisi, capo della società Raisi Service Rail, sia in Italia che in Marocco. Praticamente sono un piccolo imprenditore, anche per quanto riguarda la mia giovane età, che praticamente ho 31 anni. E oggi praticamente sono stato invitato dal nostro presidente della Confini, praticamente il dottor Luigi Carfora, che mi ha onorato a questa serata. Sono qui anche perché rappresento il Made in Italy a livello internazionale e anche in Marocco, che praticamente il Marocco è la porta che abbraccia l'Africa. E lì praticamente io come azienda mi occupo di forniture a 360 gradi per la ricambistica dei rotabili ferroviari, quindi lì lavoriamo direttamente con le ferrovie marocchine, quali sono le ONCF, e portiamo praticamente sia impianti made in Italy che sistemi che qualsiasi ricambistica, sia meccanica che elettronica, portando anche diversi progetti, nonché diamo anche un supporto ampio tecnico per la manutenzione, sia per l'impianto frenante, sia anche per l'impianto porte. E siamo presenti lì anche perché sono cittadino marocchino, anche cittadino italiano. Sia il Marocco che l'Italia mi hanno dato un'opportunità di crescita a livello professionale, ecco. L'Italia mi ha abbracciato come una mamma, come un padre, quindi mi ha accolto a 360 gradi, mi ha dato questa possibilità di crescere, che ringrazio veramente tanto, altrimenti stasera non potevo stare qui in vostra compagnia. Grazie mille. Lei sta parlando di un'azienda importantissima, perché i produttori di mezzi di pezzi di ricambio per le ferrovie non sono tantissimi al mondo, quindi lei ha ereditato questa attività da suo padre? No, praticamente è un mio progetto, un mio know-how dal 2017. Sono partito giustamente piccolo imprenditore, come intermediario per la divisione ferroviaria, praticamente dal 2017 che rappresento varie aziende italiane, leader nazionali e internazionali, che rappresento in Marocco, in Tunisia e anche in Egitto, che anche grazie a loro mi hanno dato questa opportunità di crescita, quindi Sei rispetto a grande pulizia, è quasi follia.
Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti. Brunella Cimadonna non ha bisogno di presentazioni, una collega che è sempre in primo piano. Allora, quanto è importante la comunicazione per le imprese? La comunicazione è una parte fondamentale, a patto che ci sia un business plan aziendale, quindi una strategia ben delineata. Grazie poi alle azioni di comunicazione e di marketing che devono naturalmente integrarsi, è possibile supportare le aziende nel raggiungere l'obiettivo. Ovviamente ci sono azioni diverse di comunicazione, strategie diverse per ciascun tipo di azienda. In ogni caso siamo qui a Confimi ed è importante anche per la tutela del Made in Italy, la promozione di quelli che sono i marchi che hanno fatto grande l'Italia e che continuano a farla, ma anche delle piccole produzioni autoctone di grandissima qualità territoriale, quindi di alta qualità territoriale, supportarle con una comunicazione adeguata per vincere nei mercati anche internazionali. Manello Fusco, sono di Napoli, rappresento un'azienda che è ubicata nell'area nord della provincia di Napoli. Qual è l'attività? Noi siamo un'azienda che opera nel campo delle costruzioni delle macchine speciali per applicazioni industriali, quindi diversifichiamo il nostro prodotto perché sostanzialmente vendiamo tecnologia. Settore di riferimento: automotive, navale, aerospazio e ferroviario. Lei si muove sul territorio italiano o anche su territori diversi? Nasciamo come azienda italiana e ubicata al sud dell'Italia, però nell'ultimo decennio abbiamo investito parecchio in internazionalizzazione, quindi sia in Europa che extraeuropeo abbiamo un mercato di export di attrezzature e tecnologie. Dove opera principalmente? Spagna, Francia, Nord Africa prevalentemente in Marocco e dal 2023 abbiamo stretto accordi anche sugli Stati Uniti. Quali sono gli articoli più richiesti? All'estero del Made in Italy è apprezzato il know-how tecnologico, quindi tutto quello che è tecnologia e innovazione è ben visto dai paesi esteri, soprattutto per quella categoria di prodotto per i quali prodotti l'Italia ha fatto la differenza negli anni. Quindi nella fattispecie per l'industria ferroviaria abbiamo esportato negli ultimi anni un po' di tecnologia all'estero. Come mai lei ci parla del Marocco? Il Marocco è stata una delle ultime esperienze lavorative estere fatte con un gruppo di imprenditori italiani e ci tengo a parlarne perché ritengo che sia un'ottima espressione di associazionismo d'impresa e di Made in Sud e Made in Italy esportato in un paese africano. Sono Francesco Saveriano, sono CEO della Sasco Innovation, è una società che si occupa di innovazione iscritta a Confimi e sono stato invitato questa sera dal presidente Carfora per festeggiare questo fine dell'anno e con l'augurio per il prossimo anno. E insieme a me sono venuti degli imprenditori che appunto presenziano dei settori di attività. Il mio in realtà è quello di una società di direzione che è innovativa perché oltre a gestire le funzioni normali di consulenza per quanto riguarda l'amministrazione e la finanza, da anni ci occupiamo di innovazione e ricerca, quindi trasferendo conoscenze, tecnologie e voglia di fare alle aziende leader di settori industriali del Mezzogiorno e quindi aiutandole a crescere nei prodotti e nei processi delle loro lavorazioni. Un fiore malgrado
quando nessuno l'annaffierà. Mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà, il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre s'arrende un bambino non nascerà, e potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo. Tu spettatore vuoi, davvero io viva il sogno che non osi vivere te. Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica e un motivo in più. Canterai, piangerai insieme a me di più, lo vuoi tu. Veleremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che sente la stessa che provo io. Canterai, piangerai insieme a me, fratello mio. Giussù! Giussù! Dimenticatemi, Ma secondo voi è più bravo Renato Zero o Franco a fare il Pamuzzo e le pizze? Questa è una bella domanda questa. Ma il Pamuzzo non l'hanno assaggiato, l'ha assaggiato. Quindi siete tutti invitati ad assaggiare bisogna il Pamuzzo a Battipaglia. Io non l'avevo quindi assaggiato. Vabbè, comunque ci dovete passare. Io comunque tra le altre cose saluto anche il mio caro amico Gerry Danesi, quindi avvocato, ma è consolo onorario del Nicaragua, che siccome è tanto amico a volte mi ricordo pure di citarlo. Questa è una delle pecche diciamo, dell'amicizia quando è intensa e che comunque, vabbè, in zona Cesarini recupero e lo saluto e lo ringrazio naturalmente con i suoi amici che è intervenuto e con le rappresentanze del Marocco che sono qui presenti e per gli assenti che non ci sono, quindi saluti e auguri a tutti per un buon anno che sia del tutto successo e grazie al nostro amico Franco Moria in arte Renato Zero, ce l'auguriamo. Grazie Luigi, facciamo l'ultimo applauso a Luigi, grazie Luigi, e un altro applauso lo facciamo a tutti voi, tutti, fisicamente. Vi voglio bene, grazie. Salutare Antonella Cimadonna, che la conosco stasera, e che diciamo la mia compagna, che è passata inosservata, non è di suo stile, che di solito è sempre diciamo, la prima donna, quindi la faccio parlare, quindi per presentarvela a voi. No, grazie, grazie a voi. No, però è carino perché vedo veramente tante realtà bellissime, tante aziende e quindi la comunicazione ha solo questo piccolo ruolo di supportarvi in ogni diciamo così obiettivo che in ogni obiettivo che le aziende produttive della Campania hanno, soprattutto anche a livelli internazionali e nel mondo. Grazie a voi di essere stati qua, perché siete tutti amici e grazie anche a Franco Spizza che ho visto in questa nuova versione, che è stato bravo, è stato un grande artista.
pizza sia nell'arte bianca del fare la pizza, ma anche nell'arte canora, quindi come diciamo Renato Zerbo. L'artista è artista. Grazie, grazie.